Amici di Matranga Minafò, mi stavate aspettando? Stavate aspettando la top 5 con i video e gli audio più trash della settimana? Dico audio perché protagoniste sono ancora loro, le mamme dei gruppi WhatsApp. Quinto posto! Buongiorno. Buongiorno, sono mamma di Brian, che mi potete fare la cortesia, appena oggi avete le compiti, me le potete mandare nella WhatsApp che io le do alla messa del dopo scuola, il bambino non salta le compiti, perché oggi non sono potuta venire, ma però per cosa di salute di me, non è per il bambino. Mi facete questa cortesia? Va bene, una buona giornata. E poi signora, secondo me l'unico errore è a monte. Ma per chi chiamo lo figlio Brian? In inglese. Cominciamo con l'italiano e poi passiamo all'altra lingua. Quarto posto! Ciao Cristina, sono Maria. Senti, volevo chiedere, poiché devo andare a una cerimonia, è un matrimonio, in un dottorato, e volesse fare dei capelli, un Vogue, non lo so, qualcosa di molto fine, perché sai, là stanno avvocati, ragionieri, e vabbè, pensato di fare qualcosa tipo come fai tu con i tortiglioni, e fare anche magari un colore chartreuse, tipo chantilly, però Ulisse. Bello, a me così mi piace. Se mi rispondi a più presto, grazie, ma grazie Cristina, un bacio. Se no se ne vai in un altro ristorante, Cristina. Il terzo posto! Vita, parliamoci chiaro, io ho fatto una puttanata grande quanto una casa, questa è la verità. Mo mi trovo a ballare e ballo, lunedì ci vado, quello che so, quello che non so, non so, mi metto in un modo basso e lo rifiuto, perché non è che posso stare a prendermi qualunque cosa solo perché dobbiamo finire. Sto male, lo stomaco gonfio, la gastrite, mi deve venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che scusami. Ma che sta succedendo? Riascoltiamo per favore. Venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che scusami, vedi come sto, e questo è. Per favore aiutiamo questa signora. E il secondo posto ci fa capire come può capitare a tutti di ingarbugliarsi, perché è successo al giornalista del TG1. Guardiamo Michigan, dalla sua campagna arriva un incoraggiamento, dice il direttore, che forse Fort Trump è ancora vivo e in buona salute lì nello studio. E al primo posto, ragazzi, troviamo uno di quei programmi sportivi locali del nord dove ne succedono di tutti i colori e poi parlano di noi del sud. Signori, vi presento Veronica. La postazione multimediale Veronica Bagnoli. Ciao Veronica. Che bello riaverti qua, sono felicissima. Grazie, un piacere. Questa sera finalmente tutta al femminile. Però ma quelli sono due zigomi o qualcuno ti ha dato due pugni in faccia, no? Perché veniamo tutti e ne sciarriamo tutti. Per difenderti questo è alto, dici la verità però. Potere alle donne. Potere alle donne. Ascolta, ma lo diciamo ai telespettatori? Insomma, sì, come... è una giornata piena di annunci. Allora, questa intanto è la mia penultima puntata con le tette naturali. Ma che cazzo stai dicendo? Quindi mi vedrete a breve con due tette enormi, bellissime, fighissime. Beh, se sono come gli zigomi, parliamone. E in più... potremo toccare con mano. Tutti. Vabbè, certo. Pagando come... Andiamo avanti. Io mi prenoto subito. Come in chiesa all'offertorio. No, vabbè, scherzi a parte, la notizia più notizia di tutti non è quella delle tette, ma che sono tornata single! Gommisti di tutta Italia, se avete bisogno di quattro gomme, due zigomi e due tette, fatevi avanti in questo momento di crisi. Quindi, uccelli, venite! Uccelli venite! E con questa frase fantastica si chiude la top 5 di questa settimana. Ci diamo appuntamento alla prossima, ma state lì perché c'è una chicca che vi regaliamo fuori classifica. Ciao e alla prossima! Come l'avete preso i bavetti su Amazzonia?